Intervista al quotidiano Arez, Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica romana, mette in guardia gli ebrei italiani. Dovrebbero prepararsi ad andare in Israele anche per la nascita di un movimento come quello di Grillo, più pericoloso del fascismo. A stretto giro il leader 5 Stelle dal blog avverte basta insulti e falsità contro il movimento. Segue la smentita di Pacifici, nessun paragone con il fascismo, quindi la soddisfazione del capogruppo Crimi per la rettifica. Polemica archiviata, ma sul fronte politico la linea dei 5 Stelle non cambia. No alla fiducia, ribadisce Roberta Lombardi, e Crimi su Facebook scrive: nessun sostegno ad un governo di questi partiti, né politico né tecnico, nessuna apertura al PD, posizione per ora condivisa da tutto il movimento. Cioè, non siamo disponibili a dare appoggio a governi che non siano guidati da noi. Chiusura netta, dunque, rispetto al ne parliamo, che Crimi si era lasciato sfuggire quando aveva lanciato a Bersani la sfida della rinuncia ai rimborsi elettorali. Intanto domani il movimento si trasferisce in Piemonte. Saremo tutti in Val di Susa per manifestare il nostro no alla TAV. Un appuntamento con coda polemica, tanto da richiedere l'intervento del presidente del Senato Grasso, che in una lettera chiarisce che i parlamentari 5 Stelle non faranno un'ispezione in senso tecnico, ma una normale visita nel cantiere Notav di Chiomonte.